Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo glorioso video in sostituzione dello zaino tecnologico per il Mobile World Congress. Volevo portarvi qualcosa di diverso. Se l'intro che avete appena visto vi è piaciuta, vi invito a lasciare già da subito un bel mi piace qui sotto e ringraziate il DJI Osmo Pocket che mi ha aiutato a realizzarla, che sto effettivamente rivalutando parecchio nel mio operato sul canale, e anche grazie ai miei amici che ovviamente ringrazierò alla fine di questo video. Diciamo che il primo prodotto di cui voglio parlarvi è sicuramente l'involucro, quello che è il sacco che va a contenere tutta la tecnologia di cui parleremo oggi, e vi assicuro ci sono delle chicche davvero interessanti, quindi rimanete connessi fino alla fine. Di fatto stiamo parlando di uno zaino della Herschel, perfettamente a tema con, diciamo, la tematica madre di questo video, quindi questo stile un po' vintage, un pochino hipster se volete, anche se è un termine che è passato un pochino di moda, in questa bellissima colorazione blu. A me piace parecchio, molto leggero, molto comodo, non è particolarmente capiente, però è veramente veramente molto bello dal punto di vista estetico. Nella parte interna vedete abbiamo questa finitura colorata a strisce bianche e rosse, tra l'altro la tasca centrale, diciamo, è un'unica tasca larga e capiente, non ha una protezione attiva, diciamo, per il vostro portatile, ma vedremo come risolvere questo problema. Sul fronte abbiamo una taschina più piccola, comoda per mettere dei beni di prima necessità, non lo so, dei fazzoletti, le chiavi di casa, cose più veloci e facili da prendere in mano, insomma, in qualche modo uno zaino che non può essere pensato, diciamo, proprio per il viaggio, quanto più per una quotidianità, per andare a lavoro, andare a scuola, andare all'università, insomma, qualcosa di un pochino più leggero, perché come vedete non è uno zaino poi così strutturato. Ma andiamo a bomba sul primo prodotto vero e proprio della lineup di oggi, passando la linea al mio collega in esterna. Ah, buongiorno signori, benvenuti in questa splendida cornice del lago di Misurina, e vedete qui nelle mie mani quello che secondo me è il prodotto più curioso ed interessante di questo zaino hipster ma tecnologico. Infatti vedete, sono delle cuffie che apparentemente hanno un look anni 80 e soprattutto dei materiali molto particolari, ma sono completamente Bluetooth e con delle funzionalità smart particolarmente interessanti. Non potete certo pretendere la qualità d'audio dei prodotti contemporanei, per così dire, perché ovviamente sono semplicemente ad appoggio sulla vostra orecchia, però volete mettere quel sapore di antico che trasuda direttamente dalla loro forma e dalla loro estetica? Secondo me veramente veramente curiose. Torniamo in studio per un'analisi più approfondita delle funzionalità. Beh, che dire, sono molto orgoglioso di aver reperito questa tipologia di prodotto, perché lo trovo veramente veramente particolare e abbastanza unico. Qualche nota: direi che la carica USB, micro USB anzi, è nascosta sotto uno dei padiglioni, ci ho messo un po' a trovarla perché di fatto non ci sono buchi nella parte esterna, e devo dire molto interessante il fatto che hanno dei controlli, diciamo, touch qui sulla parte laterale. Più che touch sono proprio click, in questo senso bisogna premere con una certa forza, con una certa decisione. Molto bello il fatto che hanno tre equalizzazioni preimpostate che voi potete cambiare, avete addirittura una che vuole riprodurre un po' l'effetto vintage, che le rende veramente ancora più peculiari e particolari, molto molto consigliate. Link qui sotto in descrizione. A piccola nota, in confezione vi danno anche i padiglioni in colorazione nera e non soltanto arancione, ma volete mettere quanto stile aggiuntivo? Ma proseguiamo con il terzo prodotto e passo di nuovo la linea al lago. E come non parlarvi di quello che secondo me è il terzo prodotto più interessante, ossia questo piccolo gioiello di tecnologia. Stiamo parlando infatti di una Polaroid, la i-Type Camera. Infatti è un modello che anch'esso ammicca un pochino a quella che è l'estetica degli anni 70-80. Non so se voi siete cresciuti come me con questo tipo di prodotti tra le mani. Ormai purtroppo il mio è stato buttato via dai miei genitori, sono veramente molto triste, ma per fortuna Polaroid è tornata a rimettere sul mercato questi prodottini molto interessanti, perché sapete sono delle camere istantanee che in pratica riportano un po', diciamo, il sapore della fotografia all'analogico, e soprattutto permettono di avere soltanto 8 scatti all'interno di un rullino, quindi non si sprecheranno più le pose facendo delle cose a caso in giro per il mondo, ma bisognerà studiare ogni singolo ritratto, studiare ogni singola composizione e insomma portarsi a casa soltanto il meglio, anche perché costano parecchio le pellicole e state sicuri che con 8 tirate fuori il racconto di un'intera giornata. Molto bella, perché questo modello in particolare, uscito quest'anno, presentato a IFA di Berlino, a cui sono stato proprio quest'anno, ha anche una connettività Bluetooth con cui potete connetterla alla bella applicazione
applicazione realizzata da Polaroid per il trigger remoto, per modificare le impostazioni, capire quanta batteria rimane, quante pose sono ancora a disposizione, oppure addirittura per utilizzare una particolare funzionalità di doppia esposizione oppure di light painting direttamente in macchina. Veramente, veramente curiosa. Quarto prodotto di cui voglio parlarvi all'interno di questo zaino è qualcosa che ovviamente va a seguire quella che è un'utilità un pochino più professionale, un pochino più pratica, ed è questo bellissimo stato solido di SanDisk. È uscito anche di recente, penso lo saprete, era addirittura in sconto durante il Black Friday. Io lo trovo veramente bellissimo dal punto di vista estetico. Vedete, è un piccolo stato solido che vi permette di editare video al volo, di tenere tutti i vostri file perfettamente all'asciutto e soprattutto protetti. Infatti capirete dalla sua estetica che in realtà è super rugged, resistente alla caduta, resistente agli urti, resistente alla polvere, agli spruzzi, all'acqua, insomma è veramente heavy duty. E questo è fantastico se dovete portarlo, come nel mio caso avete visto, direttamente in montagna, in mezzo alla neve, per essere sempre tranquilli di avere con voi in sicurezza tutti i vostri file. Da non dimenticare il fatto che sul fondo abbiamo un USB di tipo C, perfetta per i trasferimenti ad alta velocità, ovviamente è velocissimo in lettura e scrittura, esiste fino a 1 TB di memoria, e ha anche questo bellissimo gancio che potete utilizzare con un moschettone per andare all'avventura e addirittura osare attaccarlo con il moschettone appunto proprio all'esterno dello zaino. Questo magari è un po' estremo, ve lo sconsiglierei. Proseguendo con i prodotti contenuti all'interno di questo zaino, abbiamo una custodia, come vi accennavo, che serve di fatto a proteggere il vostro computer. Qui nello specifico, lo saprete, io giro sempre e comunque con il mio bellissimo MacBook Pro 13 pollici Retina Display con Touch Bar. Questa qui è anche un pochino più capiente, ci può stare tranquillamente anche un 15 pollici perché è abbastanza più larga di quello che è appunto la sua size di vendita. Molto bella dal punto di vista estetico, secondo me abbastanza ricercata, perfettamente abbinata a quella che è l'estetica di questo zaino nella sua complessità vintage, ma soprattutto bella perché vedete abbiamo due piccole asole, due piccoli ganci a cui potete attaccare effettivamente una cinghia che vi viene data direttamente in dotazione per renderla di fatto una borsa tracolla. Può essere molto comoda se volete portarla in giro all'università, al lavoro, eccetera eccetera, senza avere sempre per forza dietro anche lo zaino. Molto resistente, molto comoda e protettiva, devo dire super consigliata, perché tra l'altro costa veramente molto molto poco. Come sempre link qui sotto in descrizione a tutti i prodotti di cui vi parlo oggi. Proseguendo, qui dentro abbiamo un prodotto che ha poco di tecnologico, però secondo me assolutamente consigliabile e consigliato, una borraccia di 24 bottles. Ne avevo già parlato di una versione grigia che uso abitualmente, questo qui però è un thermos che permette di tenere fino a 6-7 ore, se non sbaglio, la temperatura della bibita posizionata all'interno, sia essa calda oppure fredda. Vedete, infatti ha un involucro decisamente più spesso pur tenendo soltanto un litro, ed è veramente ottima perché oltre a essere molto bella, realizzata completamente in acciaio ed esistente in tante cromie e nuance diverse, è anche un prodotto che vi permette di risparmiare notevolmente sulla plastica. Sapete benissimo di quali problemi stiamo affrontando durante questo periodo storico relativamente all'esubero di plastica proprio nell'utilizzo quotidiano, e lei ci permette di evitare di girare con le bottigliette e di avere insomma un sostituto bello, comodo, pulito e appunto sostenibile. Andando a scavare nel fondo di questo zaino abbiamo un cavo che è assolutamente fondamentale per ricaricare i vostri dispositivi. Qui nello specifico abbiamo un cavo che non è esageratamente economico, ma di fatto si paga quella che è poi l'estetica. Stiamo parlando di Native Union, che ha prodotto questo bellissimo cavo Lightning a USB, versione diciamo di tessuto, di tela, in questa colorazione bianco e nera, con tanto di maniglietta in pelle, con tanto di laccettino in pelle che permette di tenerlo ordinatamente riposto all'interno del vostro zaino. Molto hipster, molto carino dal punto di vista estetico, ma non dimentichiamoci, è anche molto resistente. Questo è fondamentale per evitare di comprare un prodotto che poi dopo qualche anno o qualche mese diciamo dovete poi buttare. Andando avanti abbiamo poi quello che è il power bank che ho scelto per questa dotazione, qualcosa di un po' inusuale. Stiamo parlando di un power bank bianco che ho scelto principalmente per il colore, McDodo è la marca che lo produce, ma di peculiare al fatto che qui sopra ha una base ad induzione. Infatti appoggiando sopra il vostro telefono potete comodamente ricaricarlo wireless. Molto fico perché non avete bisogno di cavi e potete in questo modo utilizzare e sfruttare le due porte USB di tipo A posizionate sul fianco per caricare fino a 3 dispositivi simultaneamente. Molto molto simpatico e praticamente introvabile questa tipologia di prodotto a mio avviso. Andiamo avanti con quello che di fatto è l'ultimo prodotto della lineup di oggi, ed è un portafoglio che è
molto normale, se così vogliamo, nella parte esteriore, sicuramente molto hipster, con questa finitura in pelle molto pregiata e molto raffinata, ma la parte bella è che è di Nomad. E ragazzi miei, qui nel dorso abbiamo presente quella che è un power bank, un piccolo power bank integrato all'interno di un portafoglio. Ditemi che non è una figata assoluta. Abbiamo anche un cavo Lightning che permette di farlo appunto uscire dal portafoglio stesso e di mettere in carica il vostro smartphone, in modo da essere sempre tranquilli e puliti quando siete in giro all'avventura, in modo da non dover per forza avere sempre con voi lo zaino, avere sempre per forza con voi un powerbank. Avete qualcosa in diciamo modalità emergenza che può stare direttamente nelle vostre tasche. Detto questo, se i prodotti di oggi vi sono interessati, vi invito a lasciare un bel mi piace qui sotto, date un'occhiata ai link ad Amazon che vi lascio qui sotto in descrizione, ma ricordatevi che noi ci rivediamo sabato prossimo con il solito prossimo video. Aspetta, aspetta, mi metto di qua, che così le ombre non fanno... Adesso mi piscio sullo zaino e ridiamo per settimane.